Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come potete sentire, il freddo mi ha già preso e colpito e probabilmente quasi stecchito. Sono raffreddatissimo, però oggi volevo portarvi a Weekend League conclusa il modulo che secondo me è l'ideale per poter affrontare questa competizione, perché l'altra volta avevo parlato del 4-2-3-1 come modulo che mi stava dando più soddisfazioni. Ho notato però che in Weekend League, contro uno stile di gioco magari un po' più casual, ha fatto un po' fatica, mentre con questo modulo qui mi sono adattato molto meglio, avevo soprattutto davanti molte più opzioni. Quindi, senza perderci troppo tempo in chiacchiere, passerei subito ad illustrarvi questa formazione. Formazione in questione che non è altro che l'evoluzione di quello che è il 4-4-2 che ho usato tantissimo negli anni passati, ovvero il 4-2-2-2. Quali sono i vantaggi di questo modulo? Allora, innanzitutto abbiamo uno schieramento che ha due punte, ovviamente, che ci permette quindi di poter essere molto pericolosi all'interno dell'area di rigore, perché una volta che, ad esempio, con i miei due attaccanti di riferimento, Mbappé o Dalglish, io ricevo palla, il difensore non sa se io vado a girarmi per calciare oppure vado a cercare ulteriormente uno scarico. Quindi la presenza del doppio attaccante spaventa la difesa ed è molto importante. Inoltre abbiamo i due COC in questo caso, che non sono dei veri e propri esterni, ma sono dei giocatori che rimangono un po' più per vie centrali, quindi ci danno la possibilità sì di allargare il gioco, ma non di avere i reparti troppo staccati, così come capitava alle volte con il 4-4-2. Abbiamo poi due mediani che sono piazzati davanti alla difesa e vengono anche aiutati dai due CC appunto proprio nella fase difensiva e danno una grandissima mano anche quando dovete attaccare. E poi abbiamo la classica linea di difesa schierata a 4. Per una formazione di questo tipo, onestamente, io ritengo che, come al solito, i giocatori fondamentali siano dalla cintola in su, perché bene o male le caratteristiche base dei giocatori difensivi le sappiamo. Per il centrocampo è fondamentale avere un giocatore che sia full difensivo, quindi in questo caso Kanté, ma può essere un Sissoko, un Kessié, insomma, va livellata poi la questione. Non guardate i giocatori miei che sono top, perché ovviamente dovendo competere ho investito grazie al mio team per avere una squadra forte. E poi dobbiamo avere un altro giocatore a centrocampo che sia a tutto tondo, quindi sia in grado di poter difendere ma anche e soprattutto in grado di poter spaventare e condurre la transizione offensiva. Quindi in questo caso Zidane si sposa perfettamente alla questione, ma ovviamente questo può essere fatto tranquillamente da un Barella If, da un De Bruyne, da un Bruno Fernandes, da un Pogba, quindi chi più ne ha più ne metta. Per quanto riguarda i due CC, invece, ovviamente dobbiamo fare riferimento a dei giocatori che sono molto rapidi, bene se hanno dalle 4 stelle skill a salire, ovviamente, tanta roba se hanno dalle 4 stelle piede debole a salire. E in particolare qui facciamo affidamento su due giocatori che sono in grado di poter tirare a giro, soprattutto Messi, un po' meno Neymar, ma anche lui lo fa ovviamente bene con il timed. Mentre quanto alle punte, io utilizzo un giocatore che diciamo è in grado di poter andare in profondità sui filtranti, quindi in questo caso Mbappé, e un altro giocatore invece che sia più agile all'interno dell'area di rigore e mi permetta di poter servire anche il compagno che scatta. Questo poi vedrete perché nelle istruzioni. Per quanto riguarda le tattiche, utilizzo, per quanto riguarda lo stile di difesa equilibrato, perché al solito sapete che preferisco gestire io la fase difensiva piuttosto che insomma affidarmi a preset che alle volte rischiano di fare più danni che altro. Con ampiezza vado a utilizzare 45, questo per evitare che la squadra sia troppo larga e quindi in fase di ripartenza vado a prendere contropiedi per vie centrali. E poi profondità 80, questo per evitare che la squadra si vada a schiacciare troppo negli ultimi metri e quindi gli avversari riescano facilmente ad entrarmi all'interno dell'area di rigore. Quindi queste due impostazioni per me fondamentali. Per quanto riguarda la costruzione della manovra, utilizzo equilibrato in fase offensiva. E per la creazione occasioni utilizzo inserimenti offensivi, in questo caso non passaggi diretti. Perché inserimenti offensivi? Perché in questo modo i miei COC e le mie punte vanno a cercare molto più spesso quello che è l'inserimento offensivo. Quindi per me mi dà molte più possibilità in fase d'attacco. L'unico problema di questa tattica è che bisogna stare attenti ad evitare di perdere palle in situazioni pericolose di campo, onde evitare di prendere delle pericolosissime contropiedi e ripartenze.
Per quanto riguarda l'ampiezza, invece, utilizzo 50, qui c'era questo parametro sballato, e per i giocatori in area utilizzo 5, quindi questi due parametri abbastanza standard. Poi angoli e punizioni 1 e 1 per evitare di avere troppi giocatori in avanti sui calci piazzati che non fanno mai bene. Per quanto riguarda le istruzioni, allora diciamo che per quanto riguarda la linea difensiva vado a utilizzare dei parametri abbastanza standard, quindi terzini sul resta dietro, insomma, lo sappiamo bene. Passiamo invece ai due mediani, dove utilizzo su Kanté, quindi il centrocampista più difensivo, immaginate, intercetta le linee di passaggio, resta dietro in attacco e copertura al centro. Mentre per il suo compagno di reparto, quindi il centrocampista più offensivo, quello più completo, utilizzo solamente copertura al centro. Perché? Perché lui diventerà fondamentale in quella che è la fase offensiva, diventando anche un po' una sorta di ulteriore COC centrale che dà supporto ai giocatori d'attacco. Quindi lo utilizzo su equilibrato per quanto riguarda la difesa. Poi per quanto riguarda i due COC utilizzo tutte le impostazioni base su Neymar, mentre su Messi, che è il giocatore che deve diciamo tirare a giro, utilizzo Svaria. Questo per evitare dunque che rimanga troppo ancorato a quella posizione, ma che possa anche tranquillamente allargarsi o venire al centro per sminacciare l'avversario con i suoi tiri letali. Tiri che, da quello che ho visto anche dopo la patch, dovrebbero rimanere molto molto forti. Però poi vedremo una volta che uscirà l'aggiornamento se sarà confermata. Però dai video che circolano da chi sta giocando su PC, fatevi la croce. Poi per quanto riguarda l'attaccante, diciamo più lento dei due ma più tecnico, utilizzo falso 9. Questo perché? Perché l'attaccante viene dunque fuori dall'area di rigore a prendere il pallone e può lanciare invece quello che è il suo compagno di reparto più rapido, dove invece vado ad utilizzare inserisciti alle spalle. Quindi queste due tattiche sono complementari, mi rimandano un po' alle vibes di FIFA 20, dove utilizzavo fai salire la squadra proprio su Dalglish e utilizzavo invece inserisciti alle spalle sul secondo attaccante, che all'epoca era Messi. Invece ora preferisco utilizzare invece un attaccante un po' più veloce che mi permetta di sfruttare i lanci lunghi che quest'anno sono letali. Quindi ragazzi, per quanto riguarda questo modulo è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti voi che ne pensate, come è andata questa vostra prima Weekend League. In descrizione trovate tutti i riferimenti per le live giornaliere sulla piattaforma Viola, i vari partners, eccetera eccetera. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dal vostro Liberoschi. Ciao ciao.